Ben trovati. Parliamo oggi di uno dei brani orchestrali più famosi di Ferruccio Tur, che è la suite orchestrale da Turandot. Sappiamo che Turandot fu un titolo scelto da Busoni per un'opera lirica. Sappiamo e conosciamo Turandot nella sua versione più celebre, che è certamente quella del compositore Giacomo Puccini. Ma ci interessa di Turandot soprattutto una serie di elementi che non sono prettamente musicali, ma piuttosto letterari, psicologici e intellettualistici. Sappiamo Turandot essere questa fiaba di Carlo Gozzi, ambientata in Cina, che narra di questa principessa assetata di sangue giustizia tutti i pretendenti che non sanno sciogliere i suoi tre enigmi. Una storia estremamente noir, estremamente violenta, però che ci offre una serie di riflessioni e di occasioni per investigare vari aspetti. In primis l'aspetto psicologico del rapporto di amore tra Turandot, appunto, e Calaf, che è il personaggio maschile, ci offrono l'occasione per sondare il mondo orientale, l'esotismo. L'Ottocento e il primo Novecento bollano come esotico qualsiasi cosa sia sostanzialmente fuori dal mondo europeo, civilizzato, perlomeno ritenuto tale da chi lo vive. Tutto quello che è lontano viene visto come esotico. Ferruccio Busoni non è assolutamente interessato all'esotismo. È un brano del 1904, quindi Busoni è già estremamente forte nella propria cultura, non ha bisogno di escamotage letterari o intellettuali per sondare l'esotismo. Ma vive la favola di Turandot come occasione di ispirazione musicale prevalentemente per quanto riguarda la sperimentazione, gli equilibri formali, e in questa suite cerca di descrivere attraverso la musica non tanto una serie di scene esotiche orientali, quanto cerca di descrivere una serie di sentimenti, di stati d'animo, utilizzando però un linguaggio estremamente nuovo, estremamente moderno, estremamente contrastante con quello che era stato il momento precedente. Torniamo a Ferruccio Busoni dalla penna estremamente sicura, dalla penna estremamente enfatica. Troviamo Busoni forse anche meno attento rispetto ad altri lavori a pesare e ponderare ogni nota e ogni simbolo grafico. Però troviamo anche il Busoni forse più vero, più concreto, più umano. Troviamo una figura che non siamo molto abituati a vedere, perché noi abbiamo questa immagine di Busoni come figura estremamente colta, e lo era, estremamente in alto, che però probabilmente non corrispondeva nemmeno alla verità. Ecco, questo affresco dedicato a Turandot ci dimostra un Busoni umano, sempre attento però a guardare al futuro.